importante anche la conoscenza e la scoperta del territorio in queste occasioni? Secondo me c'è una fame di conoscere le cose vere del territorio, davvero, e noi si capisce adesso, quando vedevi adesso il laboratorio di ceramica, che è la cosa più semplice di tutti, però fatta qua nel posto dove ci sono tutti questi pittori, fatta fare da una pittrice che è cresciuta facendo quello fin da quando era bambina, da quando aveva 14 anni, ad oggi aveva fatto quello. Adesso purtroppo sono tradizioni manuali che vanno un po' a diminuire, diciamo, speriamo non a finire. E anche per questo, per dare un pochino di contatti con tutte queste cose che hanno trasformato il nostro territorio, perché anche questo della ceramica ha trasformato veramente il nostro territorio. Riallacciare, rianodare dei fili con il territorio che invece erano stati spesso non considerati, perché il turismo italiano non sempre viene in agriturismo, e la cosa bella è poter anche sinergizzare questo con rioffrire i nostri prodotti direttamente alla persona che viene da noi. E questo, secondo me, è una sinergia che può avere effetti molto positivi su tutta la filiera, anche del nostro aziendale, e dagli ortaggi che facciamo soltanto per il nostro ristorante, però vorremmo incrementare, e anche dare una cosa buona, perché secondo me degustare i vini dove vengono fatti ha sempre un qualcosa in più. Il vino, qual è il vino di Podere dell'Anselmo che possiamo bere questa sera? Stasera sarà difficile scegliere, perché io li tratto tutti come figli, sicché noi abbiamo 8 etichette e sono tutte in degustazione stasera. Bravo!